Ciao Giordana, buongiorno. Allora mi insegni a giocare a The Sims? Io ti offro il pranzo in cambio. Mezzogiorno, siamo d'accordo? Ok, sì, va bene, mezzogiorno, ciao. Dai, ci vediamo lì, a dopo. Yeah, bella lì. Ehi, ciao, ti stavo aspettando. Ciao, Giordano. Piacere. Moreno. Posso sedermi? Certo, accomodati. Eccoci qua. Pranzo? Magari dopo, iniziamo a giocare prima? Giordana, sono tutto orecchie, allora mi insegni a giocare a The Sims? Assolutamente. Dunque, tutti pensano che The Sims siano solo case. In realtà, la prima cosa che bisogna imparare è costruire il proprio personaggio. Sai che ti posso fare adesso, in questo momento, all'interno dell'editor, vuoi vedere? Dai, fammi vedere, sono curioso. Ok, eccoci qua. Dunque, ciao, mi chiamo Moreno. Giusto. Cognome? Donadoni. L'ho scritto giusto? Sì. Direi proprio di sì. Ok, dunque, non ti vedo molto biondo con gli shorts, quindi forse è meglio. Neanche cambiare. Io. Ok. Ehi. Però non ti vedo neanche con il maglioncino, quindi possiamo generare a caso infiniti sim, quanti ne vogliamo, fino a che non troviamo qualcosa che ci soddisfa, su cui possiamo lavorare. Dunque, possiamo prima di tutto mettere a posto viso sui tratti somatici, scegliendo prima di tutto questo, cioè prima di tutto i tratti che abbiamo qui nel menu. Capita, ma sei bravissima! Poi scegliamo il colore dei capelli, possiamo scegliere il colore degli occhi. Io sono tutto moro, quindi è facile, no? Ok, a posto, perfetto. Ovviamente possiamo, questo vale sia per il viso che per il corpo, quindi possiamo farti un po' più snello, un po' più grasso. Ovviamente non dobbiamo trascurare il carattere del nostro sim, quindi dobbiamo scegliere le aspirazioni, quindi quello a cui il nostro sim aspirerà nella sua vita. Sarà più creativo, sarà più tendente all'atletica, alla popolarità, e poi tutti gli altri tratti della sua personalità. Wow, che figata. Una volta creato il tuo sim, però, ovviamente avrai bisogno di una casa in cui farlo vivere. Lo facciamo adesso? Certo. Ovviamente anche qui la personalizzazione è estrema, potrai scegliere lo stile che più ti piace, mobili, giardino, piscina, insomma potrai mettere dentro la tua casa tutto quello che vorrai. La casa dei nostri sogni. Assolutamente sì. Wow. Ovviamente il tuo sim non sarà costretto a rimanere chiuso in casa tutto il tempo, ma potrai farlo uscire e fargli fare nuove esperienze. Se sei un tipo attivo potrai ad esempio concederti una giornata all'aria aperta, se invece sei uno che preferisce più il relax o il lusso, una bella festa oppure una giornata alla spa. C'è l'imbarazzo della scelta. Certo, perché più pacchetti comprerai, più l'esperienza dei tuoi sim sarà ricca e completa. Ma oltre alle attività a casa, così, cioè, lavorano anche questi sims? Sì, possono infatti farlo con l'espansione al lavoro, dove per la prima volta escono di casa per andare a intraprendere la carriera dei loro sogni. Posso fare il rapper? Il rapper proprio no, per una carriera musicale dovrai aspettare l'espansione Usciamo Insieme, in cui non potrai fare proprio il rapper, ma potrai fare il DJ. Ma correlato alla musica, potrei regalarmelo. Tutto quello che creerai ovviamente non andrà perso, perché potrai salvarlo all'interno della galleria, quindi potrai scaricarlo tutte le volte che vorrai per rigiocarlo. Oppure potrai permettere agli altri giocatori di scaricarlo e giocare coi tuoi contenuti. Quindi mi potranno conoscere in tutto il mondo. Beh, adesso proviamo a mettere sulla galleria il tuo personaggio e poi vediamo quello che succede. Vediamo in quanti ti scaricheranno. Speriamo che mi acquistino, non che mi scarichino. Beh, io direi che qui con The Sims ho finito, ti ho spiegato tutto quello che c'era da sapere, però purtroppo il pranzo non c'è, quindi non so. Regalami un freestyle, che dici? Ci potrebbe stare, anche perché tu sei stata proprio brava, non ti ho ancora ringraziata. Giordana, grazie per la bella giornata. The Sims sarà sicuramente un bel viaggio e sono anche felice che abbiamo creato il mio personaggio, per questo resto qui, io vi aspetto qui, tu resta lì, dimmi di sì oppure dimmi The Sims.